Eccoci sempre con Andrea Cartotto, parliamo di un tema che ricordiamolo, tu porti nelle scuole come docente, te ne occupi la tua vita, la tua professione, quindi siamo in buone mani. Grazie, grazie Io Alberto. stavo dicendo, no, ma sai che ti ho fatto il filo per devo dirlo, chi ci ascolta, per averlo è stato duro perché è sempre super impegnato Grazie, in grazie giro di qua e ad di Alberto là. Guasto No, per no, no, l'affetto e no, per la è stima. dovuto, è dovuto. E anche così te la meriti, ecco che. Grazie bis. No. Ma dicevamo prima, Facebook lo troviamo le persone da una certa età in su. C'è questa, a me capita di intervenire su argomenti che conosco per via del mio lavoro, quindi magari Certo. leggo delle inesattezze che comportano magari delle accuse o delle immagini non positive su determinate categorie di lavoratori e quant'altro. La cosa mi infastidisce un po' perché io mi metto come quando tutti dicono, tutti i giornalisti sono, ogni persona ha le proprie Certo. caratteristiche. E quindi quando leggo tutti i vigili, tutti i dipendenti pubblici, tutti i commercianti sono evasori, tutti quelli che dico sempre calma. Non date giudizi così, entrate. E intervengo magari perché ho delle conoscenze legate al mio lavoro e mi danno del saccente. Ma soprattutto alla fine, chi non sa cosa risponderti, ti dice: ma io sulla mia bacheca pubblico quello che voglio. E invece no. E invece no, perché io gli spiego che la sua bacheca è una finestra che lui spalanca su una piazza e urla queste cose in piazza. Perché? Perché quello che pubblichiamo lo vede il mondo intero, potenzialmente. Guarda, è così. In questo caso ci sono diverse pronunce, però riassumendo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, possiamo dire che l'ultima, o quella forse più efficace, è della Corte di Cassazione che ha dato, secondo me, una definizione facilmente capibile di cosa sia Internet e dunque incidentalmente Facebook. Ci dice che Internet è una moltitudine indeterminata di soggetti, perfetto, parità di genere rispettata, evoluzioni future, anche un paramecio è ricompreso in questa definizione. No, andiamo l'idea, no, Sì, ce poverino, una cellula, quindi l'abbiamo, ce è lì l'abbiamo. anche. Quindi moltitudine tanti, indeterminata, non sai chi, soggetti non importa di che genere, di che età. E soprattutto ci dice, attenzione, che se io vado a scrivere un qualcosa su internet di denigratorio o che possa offendere, il reato di diffamazione diventa automaticamente aggravata. La diffamazione aggravata, la motivazione è facilmente capibile. Come facevi a non sapere che persone avrebbero letto? Il concetto di amici su Facebook è estremamente fuorviante. Si tratta di contatti. Ma soprattutto quanti veramente possono giurare di avere nell'elenco dei loro amici solo persone conosciute, in presenza di persona? E gli amici degli amici? Se scrivi che sarai assente da casa per una settimana, sei proprio certo che quel messaggio verrà letto solo dai tuoi amici o altri sapranno della tua assenza? Ci sono numerosi articoli che parlano di case felicemente svaligiate proprio per C'è questo. chi parte per le vacanze, lo annuncia una settimana prima e poi dal primo momento fa la cronistoria. Siamo qui, siamo qui, siamo qui con tanto di foto. Così se uno ti entra in casa è anche tranquillo E perché poi sappiamo che è è informato e formato. rassicurato, diciamo. Sa che Anche le almeno. foto, qui entriamo nel tema della condivisione delle foto dei figli, dei bambini, delle cose. È vero che poi se uno vuole effettivamente colpire una persona si informa attraverso diverse strade, ma con internet, in particolare con Facebook, noi gli facilitiamo molto il compito, gli diamo una serie di informazioni. Quindi è bello, alcune cose sono belle da condividere, bisogna sempre cercare un po' insomma, ci vuole anche un po' di fortuna, però Sai, ricordiamolo che internet è quello, è pericolosa, è uno strumento bellissimo, è come il coltello, dicevamo prima, ci puoi tagliare il pane, ma ci puoi sgozzare una persona. le parole sono una lama. La vittima più nota di ciberbullismo, come tu hai detto giustamente, perché è la cibernetica, la scienza, non la Purtroppo cybernetica, sì. la vittima più nota, Carolina Picchio, che si è tolta la vita a 13 anni, Tremenda quella siamo a cosa. Novara, ha lasciato un biglietto in cui ha scritto: le parole fanno più male delle botte, faccio questo perché non accada ad altri. E Certo, una volta si diceva le parole sono pietre, no? lo sono Perché tuttora, forse più pesanti con ancora. internet sì, la cosa è solo peggiorata.